Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori in questa seconda puntata di CDC Incontra. Sono Sara Iannaccone e a farmi compagnia c'è ovviamente l'amico Giacomo Ferri. Ciao Giacomo. Ciao Sara, salve a tutti, ben ritrovati. Sara, chi abbiamo oggi? Oggi abbiamo un ospite molto importante, lui è un insegnante di storia e filosofia, ma è conosciuto soprattutto nel mondo che noi definiamo del dissenso per i suoi scritti che sappiamo trattano principalmente di temi scomodi dell'attualità. Ed è Pietro Ratto. Salve professore. Buongiorno a tutti, grazie a voi, grazie. Buongiorno professore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Ecco, io inizierei subito, diciamo, facendo un'introduzione a questo punto su quello che penso la maggior parte di chi segue oggi questa trasmissione saprà già, ovvero che lei comunque ha collaborato con diversi siti e testate di informazione indipendente, da BioBlue, Radio Border Nights, Pandora TV e appunto con Giulietto Chiesa, no, in quel caso. Tra le sue opere possiamo citarne alcune, se a lei va bene, L'onda anomala, che approfondisce la vicenda del rapimento di Aldo Moro, poi abbiamo Il milite ignaro ed altre note. Tra l'altro Nino Galloni, leggo qui in una nota, definiva appunto sul libro di Onda Anomala non uno dei soliti libri su Moro, bensì un passo avanti verso la verità. E tutto quanto i suoi scritti che guardano poi Rothschild, Rockefeller, eccetera, eccetera. È corretto questa mia introduzione, professore? Sì, ho scritto fin troppo, infatti i lettori non riescono più a starmi dietro perché non riescono a mettersi in pari e quindi o mi do una calmata o mi metto tutti in crisi. No, ma continui pure così, eh. Ascolti, professore, noi volevamo parlare intanto iniziando con quello che è un tema ormai noto, specialmente negli ultimi 3 anni, ovvero la censura che internet sta facendo su tutta l'informazione e la mistificazione appunto a seguito di essa. E lei ha subito un qualcosa di particolare. Ci vuoi raccontare la sua vicenda di censura con internet? Ah, guardi, spesso queste censure si limitano a, che ne so, essere bannati o aver qualche problema a pubblicare sui social e sono cose, diciamo, poi non così, sono cose fastidiose perché io le ritengo delle forme di graduale vaccinazione e quindi di assuefazione alla censura, no? Nel senso che mai abituato ad essere zittito, cominci ad esserlo perché non è piaciuta la community qualcosa che hai scritto, ci rimani male la prima volta, un po' meno male la seconda, poi ti abitui, ci ridi sopra e ti sei assuefatto, no? In qualche modo sei pronto a questa nuova, sei stato immunizzato e puoi essere censurato a livelli sempre più alti, e questo semmai è l'aspetto che più mi preoccupa di queste piccole forme di censura, che comunque sono forme di censura della libertà di espressione. E nel caso mio, essendo giornalista, dovrebbero essere anche tutelate da un ordine, ma lasciamo perdere. E il problema, o meglio, più che tutelate, dovrebbero essere impedite, no? Combattute da un ordine. Ma al di là di questo, il fronte è diventato veramente duro. Tengo presente che il mio lavoro è scrivere e quindi io vivo e mantengo delle figlie con questo, e quindi nel momento in cui si arriva a questi livelli significa non farmi più lavorare. Ecco, è diventato veramente duro, nonostante, ripeto, la assuefazione fosse abbastanza in progress e io avessi ormai abbastanza esperienza di così, eliminazioni, no, di vari post o cose del genere, ma la cosa è diventata durissima all'uscita del Milite Ignaro, il libro, che ne so, probabilmente il numero 20, numero 21 tra i libri scritti, che mi sono già reso conto prima, mentre lo scrivevo, che sarebbe stato un problema, anche se i problemi che in qualche modo si annidano all'interno di quel libro sono molti e non solo uno. Ce n'è uno di taglio internazionale che è clamoroso e che ha a che fare con i conflitti di interesse che portano direttamente ai vertici della Casa Bianca rispetto alla principale e in Occidente unica multinazionale farmaceutica che
che produce il vaccino contro l'antrace, un vaccino obsoleto degli anni 50, pieno di controindicazioni, che ha fatto morti e feriti alla grande, ma che continua ad essere utilizzato dal Pentagono, che è l'unico cliente di questa società farmaceutica, così come quel prodotto è l'unico prodotto che essa produce. Il problema è che questa società farmaceutica è in mano a, soprattutto al momento in cui si verificano le questioni dell'11 settembre, quindi poi le famose lettere all'antrace, non so se ve le ricordate, in realtà quella azienda era in mano direttamente a chi era al vertice della Casa Bianca, e non solo a lui e anche al suo ufficiale nemico, cioè quello che ufficialmente le lettere le spediva. Ma c'è anche un aspetto in questo libro che è ancor più forse fastidioso qui in Italia, e cioè riguarda, se volete poi ne parliamo, la questione dei cocktail vaccinali nei confronti dei militari, situazione che sminuisce in maniera clamorosa e inquietante il peso che finora è stato dato, per ragioni opportunistiche e politiche, al famoso uranio impoverito. Fatto sta che questo libro esce il 27 di aprile e a inizio maggio comincia Wikipedia a annunciare la mia rimozione, annuncia che verrò cancellato, che la mia biografia verrà cancellata dalle pagine della cosiddetta enciclopedia libera. E a questo punto si scatena un putiferio, perché moltissima gente che mi segue, nel senso che legge quello che faccio, comincia a scrivere nella pagina di discussione allegata, chiedendo le motivazioni e poi portando prove circa il fatto che entrambe le motivazioni addotte fossero assolutamente false e ingiustificate, cioè non infondate. E il risultato è che tutti venivano derisi o addirittura bannati alla velocità della luce, e quindi la discussione in realtà non c'era, fino alla definitiva rimozione della mia pagina, della pagina intestata a me. Notare che, per esempio, che ne so, su Wikipedia tedesca c'è il mio nome, c'è la mia pagina, ma in Italia no, viene eliminata quindi il 9 di giugno. E questo è clamoroso, ma è ancora più clamoroso il silenzio totale di tutti i media, perché comunque si tratta di un intellettuale, si tratta di un giornalista iscritto a un albo nazionale. Ho poi constatato che quando ciò è successo in altre nazioni, che l'interessato fosse o non fosse filo governativo o meno, ha sempre comportato una levata di scudi da parte di tutti gli organi di informazione contro questo atteggiamento, diciamo, liberticida. In Italia c'è stato il silenzio assoluto, e la mia risposta è stata poi cominciare a studiare e a scrivere un libro che è uscito il 22 di settembre, quindi è ancora caldo, e che si intitola Wikipedia, quando internet è questione di vita o di morte. Insomma, la mia risposta a questa censura è stata un libro sui censori. Ecco. Ecco, ma in effetti, professore, noi viviamo tempi di massima circolazione delle notizie in tutto il mondo, però rimangono imperanti limitazioni e censure. A riguardo di Wikipedia, lei lo chiama infatti Wikipedia, che cos'è davvero, sia dal punto di vista politico che culturale, allora? Allora, la pronuncia esatta è oggettivamente Wikipedia, perché il termine wiki è un termine hawaiano, che quindi non ha nulla di inglese, ed è utilizzato per vuol dire veloce, rapido, wiki. I wiki sono le navette che portano i viaggiatori dall'aeroporto, cioè dall'aeroporto all'aereo o viceversa, nelle Hawaii. E quindi wiki è stato scelto come termine da associare a pedia, che questa è di fatto l'accento giusto, perché è enciclopedia, quindi Wikipedia. È stato associato a questo perché voleva indicare un'enciclopedia veloce, cioè nella quale ognuno potesse inserire rapidamente e aggiornare rapidamente le informazioni.
Questo significato è stato poi forzato in una nuova interpretazione che adesso diamo al termine wiki, inteso come comune, condiviso, ma in realtà il significato originario è rapido. Ora, il fatto che la rapidità con cui si poteva intervenire, si può intervenire, salvo poi essere subito cancellati in qualsiasi cosa si scriva, all'interno di questa enciclopedia, ecco, questo, la rapidità comporta il fatto che possa, cioè è collegata al fatto che chiunque possa entrarci e inserire informazioni e aggiornarle. Poi in realtà questo è soltanto di facciata, perché queste informazioni vengono costantemente, capillarmente eliminate, soprattutto se sono scomode, soprattutto se sfalsano il quadro ufficiale che di quel personaggio, di quella teoria, di quel prodotto Wikipedia intende dare, e sono situazioni complicate, perché Wikipedia, dal momento in cui nasce, sostituendo Nopedia, no? Insomma, che era la precedente invenzione di Jimmy Wales, il fondatore di Wikipedia. Ecco, la differenza era che quella vecchia era un'enciclopedia costruita sulla, come si può dire, sul peer review e sul confronto tra esperti, e quindi riusciva a partorire un articolo in mesi e mesi, laddove invece Wikipedia è l'invenzione soprattutto di Larry Sandler, che di fatto che è il cofondatore insieme a Jimbo, no, per gli amici, Jimmy Wales, è di fatto l'invenzione che consiste proprio nel aprire a tutti la possibilità di inserire contributi all'interno dell'enciclopedia. Solo che molto presto nasce il problema di conservare le informazioni e di proteggerle dal cosiddetto vandalismo. La vandalizzazione di Wikipedia è un problema grande, perché chiunque può entrare e anche scrivere qualsiasi cretinata, qualsiasi errore, correggere qualsiasi cosa, aggiungere informazioni tendenziose, via di seguito. Il risultato qual è? Il risultato è che Wikipedia si è trasformata in un centro di conservazione della conoscenza e di gestione del potere relativo all'amministrazione della conoscenza, e quindi sono lì sul pezzo tutti pronti a cancellarti subito e a mantenere quello che è l'assetto originario che deve essere mantenuto, salvo poi, come questo mio libro per esempio racconta, tutti i casi in cui scoppia lo scandalo di grandi società, grandi o piccole società multinazionali o società, aziende, eccetera, o anche persone singole, politici, persone dello spettacolo e via di seguito, che pagano i wikipediani, e quindi pagano gli utenti ufficialmente accreditati e predisposti, no? Preposti alla continua gestione della cosiddetta enciclopedia libera, li pagano a migliaia e migliaia di euro per modificare le cose, per far sparire informazioni scomode sul proprio conto, per edulcorare o comunque rendere migliore la recensione sotto forma di articolo enciclopedico di un loro prodotto e via di seguito. Quindi a loro la modifica è permessa, ma sempre tramite questi utenti intermedi che purtroppo spesso vengono pagati un sacco di soldi. Ecco professore, questa si parlava di finanziamento, ma la differenza che poi lei ha parlato in alcune trasmissioni, in alcune interviste, no, di questa società, una delle società, diciamo, che finanzia Wikipedia, perché sennò che è sempre simile, ma è Wikimedia. Che differenza c'è fra gli utenti pagati e gli utenti, diciamo, volontari nello specifico? Allora, Wikipedia, lei può pronunciarla anche come vuole, io non mi offendo perché non è un problema mio. Comunque questo è quello che la stessa enciclopedia spiega
quando si va a cercare quel termine, no? L'enciclopedia si autocita e si autospiega e si autoesplica e quindi si autodefinisce anche in termini di pronuncia. Wikimedia, qui possiamo, se vogliamo dirla all'inglese o se no Wikimedia, è di fatto la fondazione che nasce qualche tempo dopo l'avvio di Wikipedia, per cercare di sostenerla economicamente. Qui bisogna fare un passo indietro, perché ben pochi sanno che Wikipedia nasce da un sito porno, cioè Jimmy Wales, prima di aver realizzato questa idea, aveva realizzato un sito porno, più che un sito porno, una super directory che permetteva agli utenti di trovare tutti i materiali pornografici in rete, suddivisi per categorie e per tipologie, anche, che ne so, video piuttosto che fotografie, e poi tutti i vari generi porno. In realtà questa directory aveva originariamente una funzione più generale, si poteva trovare di tutto, era una specie di antenato di Google, ma molto presto si concentra sulla pornografia, perché Jimmy Wales si rende conto che la percentuale di utenti che sono interessati a quel tipo di prodotto è elevatissima. E questa ricerca è a pagamento, e quindi questo sito comincia a, come si può dire, ad accumulare soldi e fondi in maniera molto forte, e a quel punto con quei soldi, una parte di quei soldi viene dirottata in questo progetto dell'enciclopedia libera con il contributo di tutti. Poi però i soldi finiscono, anche perché poi, se non ero 2006-2007, questo sito chiude i battenti, e a quel punto tutte le questioni legate all'aspetto finanziario devono essere gestite da questa fondazione, la quale prende soldi da tutti. Sin dalla sua nascita comincia a collezionare decine e poi centinaia di milioni di dollari in donazioni, e di fatto si assiste a una grande e netta separazione tra il concetto di utente che all'interno di Wikipedia, come si può dire, produce contenuti o soprattutto li salvaguarda, li protegge dalla cosiddetta vandalizzazione, e invece il funzionario o l'impiegato della fondazione, il quale invece guadagna uno sproposito. E la cosa mostruosa è che appunto si parla di centinaia di milioni di dollari, e in testa ai donatori, o cosiddetti, c'è Google, in un rapporto che quindi è piuttosto oscuro, ma molto, molto, come si può dire, molto assiduo e centrale, e che bisogna indagare il più possibile, anche perché poi basta dare un'occhiata per vedere che se si cerca qualsiasi cosa su questo motore di ricerca, poi di fatto i primi 10, 15, 20 risultati sono articoli di Wikipedia, che quindi vuol dire che questi articoli sono indicizzati, ma nell'indicizzazione di Wikipedia Google guadagna un sacco di soldi. C'è stato anche spesso un passaggio di manager da una società all'altra, guarda caso all'interno dei vari dei rispettivi CDA, passaggi in concomitanza con donazioni importanti, anche la famiglia Rothschild è tra i principali donatori, ma Google è sicuramente tra i primissimi, e in generale si sono originati anche scandali notevolissimi, che però hanno ricevuto una, ecco la mia pendola leggendaria, scandali che hanno ricevuto in realtà una esposizione minima, perché è chiaro che chi è che dà risalto alle cose, se non i motori di ricerca come Google, che ne è il principe, e se non Wikipedia nel momento in cui scrive le cose
che succedono all'interno dei singoli articoli di cui è composta. E quindi il risalto è stato minimo, ma questo libro li tira fuori, scandali anche di livello internazionale, con Jimbo, cioè Jimmy Wales, legato a doppio filo a società di lobbying come quella direttamente gestita e amministrata da Tony Blair nel momento in cui è uscito per ora dall'ambito politico, perché c'è questo discorso della porta girevole di cui ho parlato anche con voi in un'intervista sull'attività di lobbying, ma anche il legame tra lui, tra Jimmy Wales e quindi fondatore e la e grandi dittatori contemporanei di paesi che vivono situazioni di grande discriminazione, di grandi crimini anche a livello di stragi e di massacri di chiunque provi a manifestare un dissenso, scenda in piazza o cose del genere. Per non parlare degli scandali come quello che si sviluppa a un certo punto in relazione a materiale pedopornografico all'interno degli archivi di Wikipedia, scandalo che emerge da una denuncia ripetuta pubblica di appunto dell'ex, del cofondatore Larry Sanger, poi battuto fuori da Jimbo, il quale ha sempre cercato di cancellare tutte le volte in cui qualcuno ricordava che tra i fondatori c'era anche Larry, non solo lui. Ecco, è stato lui stesso poi, forse per ripicca, tirar fuori la notizia delle centinaia di fotografie o immagini a sfondo pedopornografico che Jimmy Wales ha subito smentito, salvo poi nelle notti successive dedicarsi a cancellare, a rimuovere appunto centinaia e centinaia di foto che erano presenti nei suoi spazi. Teniamo conto del fatto che esistono delle cronologie, delle modifiche, come sapete, collegate a qualsiasi pagina di Wikipedia, ma Jimmy Wales, quando marca male, è anche tranquillamente nella condizione di correggere, modificare o cancellare le cronologie in tutte le sezioni che risultano scomode, in modo che sparisca anche il segno di queste censure, insomma la censura nei confronti della censura. Chiaro. Professore, in merito alla vaccinazione anti-Covid, Wikipedia, o meglio Wikipedia, non è esente dal giudicare complottisti coloro che sono scettici sia dall'efficacia di questo farmaco che poi le relative conseguenze. Infatti scrive: è stato evidenziato che le maggiori opposizioni contro i vaccini avvengono in larga parte tra le fasce di popolazione con minor reddito e grado di istruzione. Lei ha approfondito il tema della vaccinazione nel libro, appunto, che abbiamo elencato prima, Il Milite Ignaro, dove si parla dei danni da vaccino che i militari hanno subito e contro cui lo Stato ha ingaggiato una vera e propria guerra giudiziaria, come da ultimo conferma la sentenza sul caso Paternò. Che possiamo dire al riguardo? Beh, un sacco di cose. Intanto, se Wikipedia per qualche motivo allude a me, tra coloro che sono scettici, non posso che darle ragione in relazione al basso reddito, in effetti ci prende in pieno. Se invece per invece l'altro aspetto, cioè quello dell'istruzione, beh, io faccio quello che posso, continuo a studiare, ma effettivamente sono un ignorante, ma questo perché continuo a non essere soddisfatto del poco che so e questo mi porta appunto a continuare a cercare. È chiaro che questa è una forma di discredito nei confronti di chi esprime un dubbio. Vorrei soltanto ricordare che il cogito ergo sum di Cartesio letteralmente significa dubito, cioè esisto. Quindi il fatto stesso di esistere, anche se è stato spesso tradotto male, il fatto stesso di esistere per un uomo implica il fatto di dubitare, così come un merlo potrebbe dire fischio, cioè esisto. Ecco, quindi il fatto di impedirci di essere uomini è gravissimo, no? Significa, come si può dire, significa in qualche modo rinunciare alla nostra stessa essenza, abdicare alla nostra natura umana.
Sì, il Milite Ignaro mette in discussione delle cose, ma teniamo conto che la storia dell'uomo costituisce un progresso, un'evoluzione. Tutte le volte in cui si mette in dubbio qualcosa, e questo porta a dei cambiamenti. Aristotele era un dotto, eppure elaborò una teoria, che è quella dei luoghi naturali, per spiegare la caduta dei gravi, che in realtà non funzionò poi più da Galileo e da Newton in avanti, i quali misero in dubbio una teoria consolidata che era in vigore e studiata, imparata nelle università da 2000 anni. E il fatto che sia stata messa in discussione vuol dire che allora Newton è un ignorante, che ne so, con basso reddito e appunto una bassa scolarizzazione. Ma tutto ciò che abbiamo imparato è frutto di un cambiamento, di uno stravolgimento di teorie precedenti, e lode e gloria a chi ha messo in dubbio le cose. Il libro Il Milite Ignaro è estremamente insidioso per una serie di motivi, come dicevo, uno dei quali, collegato ad un altro, è proprio non solo i danni che i militari hanno subito dagli anni 90 in poi, almeno quelli dichiarati, a causa dei cocktail vaccinali, cosa che emerge, fattore che emerge progressivamente all'interno delle discussioni e poi delle relazioni finali delle varie commissioni parlamentari di inchiesta, che proprio dalla fine del secondo millennio in poi si sono susseguite per indagare sulla questione dell'uranio impoverito, e commissioni parlamentari che man mano si rendono conto sempre di più che l'uranio impoverito c'entra fino a un certo punto, anzi c'entra sempre meno con le malattie, le morti e quelle famose sindromi della guerra del Golfo, laddove si comprende, soprattutto con la quarta, l'ultima commissione parlamentare di inchiesta, la commissione Scanu, che l'uranio impoverito non può in nessun modo essere considerato responsabile dell'attenzione, 85% dei soldati italiani malati di sindrome della guerra del Golfo, poiché quell'85% di soldati malati della sindrome della guerra del Golfo non sono mai stati nel Golfo, non hanno mai partecipato alla guerra nel Golfo e addirittura non sono mai usciti nemmeno dai confini nazionali della loro patria, la patria che sono chiamati a difendere. Il risultato è che è evidente che l'uranio impoverito sia un paravento, non posso dire che sia zero, ma senz'altro una concausa molto minore rispetto alla questione dei cocktail vaccinali. Vaccini che vengono somministrati senza nessun rispetto nei confronti delle procedure prescritte già nei bandi di arruolamento, nel momento in cui l'arruolato viene vaccinato. E cioè, somministrati senza prendere in considerazione il loro stato di salute, senza prendere in considerazione eventuali vaccinazioni già fatte, senza prendere in considerazione allergie e cose varie. Il risultato è che ti prendono e ti vaccinano con anche 9-10 sieri in contemporanea. C'è un caso di un ufficiale che stramazza al suolo nel momento in cui si becca il cocktail, il secondo successivo finisce in infermeria. A quel punto, visto che non si è ripresentato immediatamente in caserma, viene pure portato in tribunale, il tribunale militare, per diserzione. Ci sono casi a non finire di malati, di ragazzi giovani che si ammalano soprattutto del linfoma di Hodgkin per pregresse forme di adenopatia, come nel caso della principale storia che racconto in questo libro, di un ragazzo che è colpito da questa disgrazia, che era stato assegnato a Marghera in una situazione, in un clima assolutamente, come si può dire, nefasto dal punto di vista della
della, come si può dire, della salute, della, dell'aria che respirava, eccetera, e che poi in realtà viene anche sottoposto a questi vaccini e comincia a vivere il suo calvario più terribile. Ma c'è un problema, il problema è che il libro tira fuori e che si evince da determinate questioni che emergono all'interno dell'ultima commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, che è quella che invece in maniera definitiva mette in luce il fattore preponderante dei vaccini. Occhio, perché la questione Vannacci inizia qua, io poi se volete ve ne parlo. Ecco, che cosa accade? Accade che il libro tiri fuori aspetti come, sì, è vero che nel singolo siero si rispettano le soglie massime di additivi e eccipienti prescritte per legge, ma il problema è che se me ne dai 9 o 10 insieme, quella soglia si decuplica e dunque va a farsi benedire. Quindi la somministrazione di numerosi vaccini tutte insieme manda al diavolo quello che era la regola relativa, per esempio, a questo tipo di ingredienti. Quindi, lasciando perdere l'aspetto se il vaccino faccia o non faccia male, già soltanto il problema degli eccipienti e degli additivi, che non è una sciocchezza e che pure sembra una banalità. E si fa pochissima strada per passare da questo quadro a quello della legge Lorenzin e dei bambini che dal 2016 in poi sono costretti, per entrare in prima elementare, a una vaccinazione con 10 sieri, no? L'esavalente e la tetravalente. Quindi è chiaro che il passaggio è immediato, e d'altra parte nel libro lo metto in luce, e che dunque questo tocchi un tasto terribile rispetto a questa situazione, perché di fatto a quel punto la difficoltà e le malattie diffuse all'interno dell'ambiente militare in realtà sono da prendere in seria considerazione anche rispetto allo stato di salute dei nostri figli. Quindi è chiaro che già una questione come questa, senza appunto parlare del capitolo che si intitola Fuad e che ha a che fare con gli Stati Uniti e con il vaccino contro l'antrace, già una situazione di questo tipo in Italia porta un disastro. E quindi il libro, quando esce il 27 di aprile, scala velocissimo le classifiche, comincia a essere molto acquistato, fino a che invece non interviene il 10 di agosto l'uscita del libro di Vannacci, che di fatto scombina le carte e riporta la situazione allo stato in cui deve essere riportata. Ecco, professore, ora a parte si nota anche da questa cosa che lei ha citato del suo libro, una coerenza anche per quanto riguarda il caso Paternò a livello di giudizio, perché ovviamente non vogliono ammettere responsabilità verso questi farmaci, no? Ora, lei ha citato appunto il generale Vannacci, che appunto è salito alla ribalta anche nel mondo della informazione indipendente proprio grazie al suo libro. Qual è la sua opinione, appunto? Lei l'ha citato, quindi ha chiesto se poteva parlarne, ne parli un attimo, grazie. Ah sì, la mia opinione personale è questa. Tenete conto che, si tenga conto che la commissione parlamentare ultima d'inchiesta già dal 2017-2018 già dal 2017 aveva chiaro la direzione in cui stava procedendo, in cui doveva procedere, cioè l'importanza centrale dei vaccini rispetto a quella dell'uranio impoverito in relazione alle morti e alle gravissime patologie. Si parla di invalidità anche del 90% di questi ragazzi, quelli rimasti vivi. E c'erano anche state testimonianze, come quella di una mamma di un ragazzo defunto, Santa Passaniti, la quale aveva chiaramente detto che allo Stato conveniva concentrare l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e internazionale sull'uranio impoverito,
perché l'uranio impoverito, essendo in uso presso l'esercito americano, non vede responsabilità nazionali, italiane. Mentre invece parlare di vaccinazioni multiple fatte con questo tipo di totale superficialità, che io definirei criminale, può essere un problema per il governo italiano e per il Ministero della Difesa italiano. E quindi era venuto fuori questo, e questo era chiaro, stava uscendo, c'erano stati anche i primi, come si può dire, i primi post di persone più informate di altre, più aggiornate, che avevano cominciato a far girare questa storia, dicendo: attenzione, che la questione dei vaccini in ambito militare sta uscendo, sta venendo fuori, è una questione grave. Ora è chiaro che nel momento in cui esce questo, a un anno di distanza dalla legge Lorenzin, può mandare al diavolo tutti i progetti e tutte le carte, tutti i giochi delle grandi multinazionali del vaccino e del farmaco, e quindi questa questione era veramente pericolosa. Ora accade, poi la relazione finale verrà pubblicata in effetti nel 2018, ma accade che proprio nel 2017 il generale Vannacci, fino a quel momento un tranquillo generale della Brigata Folgore, venga mandato in una missione speciale in Iraq, per giunta in un momento ben preciso in cui per una questione fiscale, no? Ai fini fiscali, i generali venivano considerati, in base a una norma da poco in vigore, venivano considerati ufficialmente, diciamo formalmente, i datori di lavoro dei loro soldati. Quindi questo va giù e comincia anche per questioni di per salvarsi un po', no? Il deretano comincia a raccontare che i suoi ragazzi sono esposti al rischio di contrarre malattie per la questione dell'uranio impoverito, e il Vannacci fa due esposti in questa direzione, l'ultimo nel 2019. In questo modo ritorna alla ribalta il problema dell'uranio impoverito, e secondo me la funzione che ha tutto ciò è quindi spegnere i riflettori su quella questione che stava emergendo inquietantemente, della pericolosità ben più elevata dei cocktail vaccinali all'interno delle caserme, piuttosto che invece quella di sicuramente molto minore impatto dell'uranio impoverito. E poi la cosa finisce lì, perché negli anni successivi si è parlato poco di uranio impoverito, ma non si è parlato assolutamente più della questione dei vaccini nelle caserme. E poi arriva il ratto che si mette a scartabellare i vari atti e comincia a riprendere in mano la questione, sente genitori di ragazzi che hanno avuto questo problema, si allarga su questioni internazionali, andando a toccare le leve massime del potere a livello mondiale, e a quel punto urge un secondo intervento. E allora che cosa accade? Esce questo libro, che guardate un po', è un libro autoprodotto su Amazon, un libro autoprodotto, c'è pieno di ragazzi, persone che si autoproducono libri su Amazon, non se li fila nessuno e vendono pochissimo. Invece cosa succede? Che il libro del generale viene subito spinto da quella che ufficialmente vuol farsi accettare come una forma di critica, cioè giornali come Repubblica, che lo stroncano, ma che in questo modo lo spingono alle stelle, e il libro diventa il numero uno in assoluto in Italia, il libro più venduto in Italia per mesi, ok? Non so se lo sia ancora adesso, ma insomma, perché tutti ne parlano. E il bello è che, pur non inserendo all'interno del libro quasi nulla relativamente all'uranio impoverito, in realtà i grandi, persino i grandi
nomi dell'informazione alternativa e controcorrente cominciano a inneggiare a lui come colui che finalmente dice la verità, solo perché inserisce nel libro quattro cretinate, a volte anche un pochino imbarazzanti e razziste, che circolano negli ambienti complottari più integralisti, ok? Ma in realtà viene salutato come il profeta della verità contro il sistema, proprio perché si dice la verità per cui viene attaccato è che è colui che si è opposto all'uso dell'uranio impoverito e ha difeso i suoi soldati. Quindi del libro non si dice quasi niente se non le quattro idiozie che sono inserite, ma invece si sottolinea e si mette in rilievo alla grande l'aspetto dell'uranio impoverito, e quindi ritorna in auge, tant'è vero che cosa fa il ministro della difesa? Fa finta di tirare le orecchie al Vannacci, ma gli promette una ennesima commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito. Torniamo da capo, no? Si ricomincia tutto da capo, e chiaramente l'aspetto dei cocktail vaccinali ai militari perde di nuovo interesse, infatti anche il mio libro scende tranquillamente. Ora, voglio dire, sappiamo benissimo che il modo, io purtroppo, soprattutto sulle mie spalle, so benissimo che il modo migliore per censurare qualcuno è non parlarne. Proprio io non esisto su nessun canale ufficiale da sempre, e non esisto più su quasi tutti i canali di informazione alternativa ormai da qualche tempo. Perché sono scomodo, perché quello che dico poi ti fa cancellare il video, perché allora è meglio che non ti intervisti, perché magari non recito né la narrazione ufficiale, ma nemmeno quella che diventa falsa uguale, spesso utilizzata nell'ambito alternativo, e sono una scheggia impazzita che risponde soltanto ai propri principi. E allora è quello il modo per non parlare dei tuoi libri, per censurare i tuoi libri, non parlarne e basta. E invece la cosa interessante è che giornali come appunto Repubblica pompano questo libro a dismisura. Vorrei dire un'altra cosa, se possibile. Quando a maggio appare la scritta sulla mia pagina Wikipedia che dice, a me avvisano e mi dicono, prof, guardi che la stanno cancellando, vado a vedere, c'è scritto che la mia pagina verrà cancellata per due motivi. Primo, perché io mi autoprodotto i libri, e in realtà io non mi sono mai autoprodotto i libri fino a due mesi fa, perché l'ho sempre giudicato in qualche modo, non professionale. I miei libri li hanno sempre pubblicati editori che tra l'altro pagano i diritti d'autore e che spesso se li litigano pure tra di loro. Per esempio Il Milite Ignaro è stato un libro piuttosto conteso dagli editori con cui ho a che fare normalmente, e ho scelto di pubblicarlo con BioBlu solo perché pensavo che potesse darmi risalto con la televisione annessa alla casa editrice, e di fatto invece c'era questa motivazione, e cioè i libri di Pietro Gatto sono autopubblicati, completamente falso. Addirittura i miei editori hanno mandato delle dichiarazioni a questi utenti di Wikipedia dicendo, dichiaro sotto la mia responsabilità che i libri li ho prodotti a mie spese e che pago regolarmente i diritti d'autore allo scrittore o giornalista in questione. E l'altra motivazione era che io non ho nessuna, diciamo, connotazione enciclopedica della serie, cioè che i miei libri non servono a niente, non dicono nulla, nulla di nuovo. Ora pensate a tutto il casino che i miei libri hanno fatto e a quanto invece abbiano rilevanza da questo punto di vista. Ecco, perché dico questo? Dico questo perché se andate nella pagina su Wikipedia di Vannacci, invece, c'è tutta la sua biografia e poi in fondo c'è scritto opere, e c'è soltanto l'unica opera che ha pubblicato, e cioè Il Mondo al Contrario, la quale opera è autoprodotta notoriamente, perché è stata pubblicata su Amazon da lui. Quindi la cosa incredibile è questa sfacciataggine con cui si fanno due pesi e due misure, per cui io vengo cancellato da Wikipedia il 9 giugno perché mi autoproduco cosa falsa, ma questa è la motivazione ufficiale, e lui non viene cancellato,
anzi viene tranquillamente inserita la sua opera, che è notoriamente proprio conosciuto, saputo, risaputo da tutti ormai, autoprodotta e pubblicata su Amazon. A quel punto, non fidandomi più di nessuno, perché ormai mi devo guardare alle spalle da tutti, ho deciso di farlo anch'io. E quindi, quando esce Wikipedia, appunto parliamo del 22 di settembre, esce autopubblicato su Amazon e, come vedete, non è stato in nessun modo contrastato da Repubblica, non è in cima alle classifiche, nessuno ne parla, e in questo modo continua a essere un libro soltanto per coloro che vogliono informarsi su quello che scrivo e ci tengono a me, ma che non esce mai da quel recinto e da quella nicchia. È chiaro. E rimanendo in tema vaccini, ma spostandoci in questa volta in direzione europea, nell'aprile 2023 dal Belgio è stata presentata una denuncia penale nei confronti della presidente Ursula von der Leyen riguardo lo scandalo degli scambi di SMS che c'è stato tra la presidente e la casa farmaceutica Pfizer, a cui hanno fatto poi seguito anche una serie di interrogazioni dal Parlamento europeo, ovviamente alla presidente. Qual è la sua opinione rispetto a questo scandalo? Ma dunque, una delle cose che mi infastidiscono di più è di trovare poi in giro notizie spacciate come novità assoluta dai soliti, riferimenti ormai molto conosciuti del mondo antisistema, che io ho dato magari anni prima, pubblicati nei miei libri. Ma vedete, se scrivi un libro e non ne parlano, la gente non va a leggere, quindi dai delle informazioni a volte pazzesche e di prima mano e urgentissime, e la gente non le legge. Poi qualche altro personaggio magari capita sul mio libro a distanza di anni e la fa esplodere come una notizia terribile. Rispetto a questa questione e ai conflitti di interesse tra le case farmaceutiche, in questo caso per quanto attiene la loro, tengono le loro sedi europee, e il Parlamento europeo, soprattutto la Commissione europea, io ho spiegato tutto in un capitolo che si titola, comunque molto in un capitolo che si titola Covid, di un libro di cui abbiamo parlato anche con voi, che è appunto Lobbying, e di fatto addirittura dando le informazioni relative ai contratti che erano stati fatti, compreso quello con soprattutto quello con AstraZeneca, contratti che avevo voluto in tutti i modi dimostrare come fossero stati contratti capestro che servivano soltanto per avvantaggiare le multinazionali, ma impedendo qualsiasi forma di controllo alla controparte, cioè ai singoli stati europei, che tra l'altro le case farmaceutiche hanno cercato di contattare in maniera come si può dire separata, tentando il più possibile di aggirare l'Unione Europea, proprio per metterli in competizione fra loro e diversificare i prezzi dei farmaci e dei vaccini, riuscendo così a guadagnare molto di più. In generale l'atteggiamento, diciamo così, fortemente soggetto alle lobby farmaceutiche emerge anche soltanto dal fatto che, come ho appunto specificato in quel libro, nel 2020 l'EFPIA, che sarebbe la Federazione Europea delle Industrie e delle Associazioni Farmaceutiche, inizia a, ma siamo nel 2020, è l'estate 2020, c'è tutto un discorso da fare con le istituzioni europee per mettersi d'accordo, appunto, e concordare questi contratti per appunto la commercializzazione e la diffusione dei vaccini. Ecco, l'EFPIA viene messa in rapporto con l'Unione Europea, con cui deve negoziare, nella persona di un signore che si chiama Richard Bergström, il quale è quindi il rappresentante dell'Unione Europea e quindi deve difendere i diritti
dei cittadini europei in rapporto a quelle che sono le proposte, le richieste delle farmaceutiche, ma è contemporaneamente colui che fino a 4 anni prima, 3 anni e mezzo prima, era stato presidente della stessa EFPIA. Quindi questa cosa dà l'idea molto chiara di come l'Unione Europea, ma insomma non c'è proprio nessuno che non abbia a che fare con questi da mandare in tua rappresentanza. Ecco, in generale si è trattato di un accordo tra un'istituzione che di fatto di pubblico non ha nulla e che è estremamente coinvolta in questioni di interesse rispetto alle grandi multinazionali, soprattutto in settori così ricchi e potenti come quello farmaceutico, e dall'altra parte le farmaceutiche stesse, che avevano tutte l'intenzione di guadagnarci in tutti i modi, insomma. Ecco, questo è un esempio di come non fossimo in nessun modo rappresentati e tantomeno tutelati dall'Unione Europea anche rispetto a una questione come quella. Ecco, professore, a proposito di potere delle lobby, in questo caso dell'Europa, cosa possiamo aspettarci dalle prossime elezioni del 2024, le elezioni europee ovviamente? Ah, io non mi aspetto nulla, perché non sono più in nessun modo interessato a questi aspetti, perché è evidente che si tratti sempre soltanto di gente che va su perché deve andare su, perché c'è già stato un accordo, perché deve soltanto permettere di semplificare in modo, nel miglior modo possibile gli sviluppi, no, insomma, l'incremento dei ricavi di queste grandi società. Non so se vi era arrivato, ma io ero stato mi era stato chiesto di candidarmi alle elezioni del 2022 in Italia per almeno un paio di partiti, tra virgolette, antisistema. Io ho sempre detto di no, perché io dal 6 gennaio del 2022 addirittura avevo lanciato quella campagna di restituzione della tessera elettorale. Io non mi metterei mai in questa situazione, perché non credo nella democrazia rappresentativa, perché significa delegare e dunque deresponsabilizzarsi, lasciare in mano tutto a gente che poi in quel modo trovi molto facile criticare oppure lodare, ma in tutti i modi comunque senza impegnarti in prima persona, che sono come minimo per la democrazia diretta, se non direttamente, un anarchico. E quindi non credo assolutamente nel voto, non credo nelle elezioni. Credo che tutti coloro che, anche con le migliori intenzioni, ammesso che le abbiano, salgono al potere, poi debbano fare i conti con chi gestisce la baracca e che quindi chiude tutti i rubinetti dell'entusiasmo o della voglia di cambiamento. E dunque non mi aspetto assolutamente nulla di nuovo, ma semmai qualcosa di peggio rispetto a ciò che stiamo già vivendo. Quindi diciamo uno specchio che abbiamo anche noi in Italia, fondamentalmente, se così, certo, vogliamo dire. No. Guardi, io non faccio fatica ormai a prendere in considerazione differenze dal punto di vista della nazionalità, nel senso che è tutta la stessa cosa. Quando mi dicono, che ne so, ma certe lobby in Italia quali sono, e che differenza c'è con la Francia o il Giappone? In realtà siamo in una situazione in cui tutto è coordinato da gli stessi grandi gruppi economico-finanziari, che hanno in mano tutto e tanto più la politica. E questo è qualcosa che grandi famiglie che hanno avuto un peso storico notevolissimo, come quella dei Rothschild, hanno proprio inaugurato e consolidato. Perché il lobbying, per esempio, per quanto sia una forma che risale, insomma, in qualche maniera al Medioevo, anche prima, perché si tratta della pressione che
che un certo gruppo vuol fare sul legislatore a proprio favore, e in certi casi può essere anche una pressione legittima o comunque giustificata e fondata. Che ne so, i non vedenti vogliono l'abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare la loro qualità di vita, ed è giusto che facciano pressione in questo senso, no? E con questi, tutti coloro che soffrono di discriminazioni, che sono minoranze messe all'angolo e via di seguito. Ma è chiaro che quando si tratta di giganteschi passaggi di denaro per far sì che l'attività legislativa comporti e produca un favore, un vantaggio economico a un certo gruppo industriale o finanziario, bancario, eccetera, lì siamo di fronte al marcio più totale. Il problema è che questo aspetto, che ormai è generalizzato e diffuso ovunque, affonda le sue radici in una questione che a nessuno interessa, e cioè che nei giovani, nei ragazzini, nei bambini ormai è sparito, secondo me, la linea di demarcazione tra il pubblico e il privato. Non esiste più questa differenza. Un ragazzo non sa che cosa significhi, cosa cambi tra l'interesse di un privato e l'interesse pubblico di una collettività, perché ormai si è sovrapposto talmente l'interesse privato di alcuni privati a quello della collettività, che non siamo più neanche capaci di individuarle, queste differenze. E il risultato è che ormai questa prassi attecchisca in una maniera inarrestabile. Infatti lei ha trattato molto bene le lobby all'interno dell'Unione Europea, ad esempio. Le lobby all'interno dell'Unione Europea, come non parlare del G30, che è uno dei più grandi gruppi lobbisti del mondo e che di fatto contiene, cioè include al suo interno tutti i più importanti presidenti o direttori dei consigli di amministrazione delle maggiori banche private di investimento. E tutto il casino attorno a cui ruota il mio libro Lobbying è quell'inchiesta nei confronti di Mario Draghi da parte dell'ombudsman Emily Orelli, che è un personaggio che nemmeno conosciamo, non sappiamo neanche cosa voglia dire ombudsman in realtà, soprattutto da quando prima che venisse fuori questo libro, non per prendermi meriti che non ho, ma temo qualcuno di averne in questo senso, ed è il motivo per cui veramente faccio una vita complicata. Ecco, l'inchiesta nasce da questo, dal fatto che il presidente della Banca Centrale Europea, che all'epoca era Mario Draghi, stiamo parlando di un'indagine che parte prima del 2017, ma che nessuno vuole dar seguito finché non sale al ruolo di mediatore europeo, cioè di ombudsman, questa donna, che è una donna che invece sa che cosa deve fare, ed è la stessa che ha acceso i riflettori su quelle intercettazioni della von der Leyen di cui parlava lei. Insomma, è una delle poche persone a cui potremmo affidarci con una certa tranquillità. Ecco, dal 2017 viene fuori questa inchiesta che in realtà ruota attorno semplicemente a una domanda: come può il presidente di una banca centrale europea, che in qualche modo almeno ufficialmente si presenta come un'istituzione pubblica e quindi nell'interesse della collettività di un intero continente o comunque di una comunità così grande, sedere contemporaneamente in un gruppo di banchieri privati che hanno interessi loro e che di fatto hanno tutto il vantaggio a venire a conoscere informazioni riservate relative per esempio ai prossimi titoli emessi dalla banca centrale, in modo da premunirsi e da giocare in anticipo, no? Allora è evidente che Laurelli dica: ma stiamo scherzando, ma questa è un'incompatibilità gravissima. Lasciamo anche perdere, come si può dire, l'aspetto della concretezza dell'atto, cioè che l'atto sia stato commesso non del conflitto di interesse, ma comunque c'è la possibilità, e quindi questo rischio deve essere in qualche modo sconfessato, ma le sue parole restano lettera morta.
se parliamo di grandi agenzie di lobbying in Italia, in Europa, come non parlare, per esempio, come non accennare a, per esempio, McKinsey, al suo ufficio nel governo Renzo, nel governo Renzi, il suo ufficio davanti all'ufficio del ministro delle finanze, e quindi dentro un palazzo pubblico del governo, come non ricordarsi che a McKinsey che Draghi consegna il compito della realizzazione del recovery plan che dovrà servire a ottenere il recovery fund e non lo fa il ministero pubblico della finanza e dell'economia, lo fa un'agenzia privata che già è scandaloso di suo, ma guarda caso è McKinsey, da cui escono, attenzione, tutti i grandi manager di cui abbiamo conoscenza e tutti i più importanti politici che conosciamo in Europa sono usciti da lì, sono stati manager di McKinsey. La lista nel mio libro Lobbying è infinita. E quindi di che cosa parliamo? E Wikipedia, questo nuovo libro, che cos'è se non di nuovo una nuova declinazione del fenomeno inquietante del lobbying, questa volta in relazione alla conoscenza? Questo libro Wikipedia è un alternarsi di un capitolo sulla storia veramente scandalosa e raccapricciante di Wikipedia e dei suoi guadagni e dei suoi conflitti di interesse, dei suoi scandali nell'armadio, alternato con, dicevo, un capitolo ogni volta della storia di Aaron Swartz, il grande attivista, diciamolo hacker, così spaventiamo tutti, che è fissato con l'idea di una conoscenza libera in mano a tutti, che ha questo progetto di liberare la conoscenza scaricando illegalmente milioni di documenti scientifici che gli studenti universitari erano costretti a pagare per dare gli esami, spesso documenti dei loro professori, e liberandoli, come diceva lui, su siti molto importanti che lui stesso aveva creato, perché era un genio, liberandoli per la collettività. Lui diceva che la conoscenza è un potere e bisogna stare attenti. Lui, pensate, a 12 anni aveva inventato Wikipedia, non con quel nome, ma l'idea era sua. Da lì a 2 o 3 anni l'avrebbe poi realizzata Jimbo, ma in realtà lui l'aveva inventata a 12 anni e sempre a quell'età lui era uno dei realizzatori di una delle principali forme di copyright, Creative Commons, che è di fatto un progetto a cui ha lavorato lui. Era un genio assoluto, lo hanno fatto a pezzi, non racconto come va a finire, qualcuno comunque lo sa, ma questo libro racconta anche la sua storia e quindi si vede, da una, tra l'altro tirando fuori aspetti mai rilevati prima, attenzione, perché c'è una questione per cui secondo me si accaniscono contro questo ragazzo, no? È una questione che non è mai stata tirata fuori: i suoi rapporti con Wikileaks, i suoi rapporti con Assange, i suoi FOA rispetto allo stato di salute e al trattamento riservato a Bradley Manning. Quindi questo ragazzo era pericoloso perché era super seguito e perché aveva pericolosamente preso in mano la bandiera della difesa di Assange, e quindi bisognava capire, i servizi segreti volevano capire quanto sapesse di WikiLeaks e quanto fosse responsabile in questa situazione di grave forma di scantonamento da quello che è l'apparato ufficiale. Ed ecco che quindi si tratta di nuovo di lobbying applicato a una forma di al sapere in generale, di cui Wikipedia riesce a detenere il monopolio assoluto, perché i miei figli, le mie figlie, ma chiunque va a scuola e poi deve fare una ricerca, va a casa e copia e incolla Wikipedia. I ragazzi fanno tutti così, il giorno dopo portano la ricerca su Cristoforo Colombo e la pagina di Wikipedia su Cristoforo Colombo stampata da papà. Vanno là, semplicemente qualcuno aggiunge, cambia il carattere del titolo, mette la cornicetta con le farfalline, ma è la stessa roba. Ma stiamo scherzando, ma questo,
questo è il sapere? Ed ecco perché collegato a questo c'è l'aspetto che avete rilevato all'inizio, che incombe. È chiaro che se il sapere è la recitazione di un articolo di Wikipedia, chiunque non la reciti o comincia a dire no, guardate, chiedo scusa, Cristoforo Colombo non può essere nato nel 1451 come dite voi, come dicono tutti i libri, perché altrimenti quando combatteva al fianco di Renato d'Angiò aveva 11 anni e questo è impossibile. Ma nessuno va a dire questo. Colombo è nato nel 1436, probabilmente tra il 35 e il 37, quasi sicuramente nel 36, ma lo hanno spostato e hanno sovrapposto il suo personaggio con uno zio che aveva lo stesso nome, perché c'era un problema di soldi, e magari un giorno ne possiamo anche parlare, un problema di tanti soldi che erano quelli del suo, del tesoro, no? Di tutte le ricchezze che aveva accumulato. E allora è chiaro che se tu cominci a dire secondo me Colombo è nato in un altro anno, ma tu devi essere fatto fuori, perché tu devi recitare, copiare, incollare, stampare la mia pagina. Ci dà lo spunto allora per un prossimo appuntamento insieme, eh? Comunque, ecco, professore, il nostro tempo purtroppo è giunto, ahimè, al termine. Intanto, quindi, la ringraziamo per tutto quello che ci ha detto, che ci ha raccontato, e sono convinto che i nostri spettatori avranno gradito questa trasmissione, come l'abbiamo gradita noi che abbiamo parlato con lei. Quindi, grazie e spero a una prossima occasione. Grazie a voi, chiedo scusa, forse stavolta sono stato un po' troppo prolisso, mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. E comunque grazie. Sì, ci rivedremo. Certo. Allora, sì, grazie. Arrivederci professore, grazie ancora. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci.